Bentornati a un nuovo appuntamento dedicato al progetto Scuola, trasmissione di Telearena che vi chiarisce le idee su quello che potrebbe essere il vostro percorso scolastico. Oggi ci troviamo al Don Mazza e scopriamo subito insieme al coordinatore didattico Eugenio Turrini e insieme a Don Riccardo l'impostazione scolastica di questo istituto e anche la mission che cerca di portare avanti ogni giorno. La nostra scuola è impostata su due livelli, cioè una scuola secondaria di primo grado, l'ex scuola media, e i licei, liceo classico e liceo scientifico. L'importante della nostra scuola è una prosecuzione di tipo educativo. Per quanto possibile i ragazzi dovrebbero cominciare la scuola media e continuare con i nostri licei per chi ha le competenze e le abilità per farlo. Una caratteristica importante della scuola secondaria di primo grado è il semiconvitto, cioè il doposcuola. Cosa vuol dire? I ragazzi che hanno bisogno, le famiglie che hanno bisogno, possono fermarsi nel pomeriggio con uno studio assistito, cioè alla fine, alle 12:50, alla fine delle lezioni mattutine, si fermano, mangiano, giocano un'oretta e quindi studiano con i professori del mattino che cercano di assisterli, cercano di aiutarli e cercano di spronarli nello studio. Una cosa fondamentale del nostro istituto è che, essendo scuola paritaria, tutte le famiglie devono pagare una retta e le rette sono personalizzate, non sono standardizzate, per cui c'è un incontro famiglia economo per definire la retta e, come dice il mio collega del liceo, nessuna famiglia ha mai rinunciato al Don Mazza per motivi economici, cioè ci sono comunque dei posti gratuiti. Allora, lo spirito dell'istituto è quello di cercare di far maturare questi ragazzi, farli diventare persone adulte nella completezza della loro persona, quindi non solo dal punto di vista culturale e scolastico, ma anche dal punto di vista morale e religioso. E quindi la moralità e la religiosità è un fondamento di ogni persona e quindi va coltivata comunque, qualsiasi sia la scelta futura. È chiaro che noi siamo una scuola cattolica e quindi abbiamo di questi orientamenti. Per cosa dal punto di vista religioso noi facciamo varie attività, quella particolare che coltiva anche l'aspetto sociale, morale, della convivenza tra loro, sono le giornate formative dove classe per classe vanno in una struttura delle suore di Don Mazza e là vivono insieme due giorni, vivendo sempre insieme. Mangiano, dormono, giocano, riflettono, discutono, conversano tra loro. Noi tendiamo ad avere dei ragazzi che, iniziato l'esperienza da noi in prima media, continuino, ma avendo solo liceo classico e scientifico è chiaro che questa continuità educativa vale solo per alcuni dei ragazzi e non per tutti, insomma, ecco questo. Questo in parte dispiace, ma è una scelta che noi abbiamo fatto perché siamo soprattutto per la cultura di alto livello e quindi dopo pensare anche all'università. Un tempo la strada per l'università era solo il liceo classico, quindi abbiamo coltivato, dico, questa nostra specificità, insomma, continuiamo a coltivarla. Se una volta il Mazza era l'istituzione nella quale venivano, diciamo così, quelli più forniti di intelligenza, perché il Mazza ha fondato l'istituto per i poveri intelligenti che a quei tempi non avevano diritto di studiare, è chiaro che noi siamo attenti un po' a tutte le realtà, anche a quell'altro aspetto della mazzianità che era il femminile, attenzione alla situazione di povertà sociale o familiare delle persone. E quindi occorre la disponibilità a affrontare un percorso che sia anche faticoso, perché crescere è anche una fatica, ma è anche bello e entusiasmante, quindi devono avere l'entusiasmo per affrontare il futuro e la fatica per vivere il presente. E adesso andiamo a sentire le voci di alcuni docenti che qui insegnano e di alcuni studenti che qui hanno appunto intrapreso il proprio percorso di studi. In particolare uno di questi docenti, il professor Ginami, è stato prima studente della scuola e poi è diventato docente della stessa. Una cosa un pochino particolare, ma facciamocela raccontare da loro. E io sono un docente di lettere qua all'Istituto Mazza. La mia storia è particolare perché prima di essere docente sono stato anche studente qua al liceo, quindi adesso molti miei colleghi sono stati i miei insegnanti una quindicina di anni fa e quindi la situazione può sembrare anche un po' strana, però i rapporti con gli insegnanti sono molto cordiali
e appunto mi hanno aiutato anche nell'inserimento durante i miei primi giorni, i miei primi periodi di lavoro. E il clima che si respira in aula insegnanti, sia qua alle medie che al liceo, è un clima molto collaborativo tra insegnanti di vari dipartimenti. La programmazione è costantemente tenuta sotto controllo, si procede sempre di pari passo e ci sono incontri regolari appunto tra colleghi per stabilire iniziative, per vedere la programmazione delle varie materie e anche per decidere appunto cosa fare dopo nel proseguo del programma e nel proseguo dell'anno. Il rapporto con gli studenti è molto positivo, i ragazzi sono volenterosi, sono bravi e c'è un rapporto familiare con loro, nonostante un certo distacco che deve rimanere comunque tra docente e studente, ma la familiarità è quella che appunto caratterizza la nostra scuola. Allora, la scelta del liceo potrebbe sembrare, in quest'epoca così virtuale, un po' antiquata. La verità è che la risposta è molto semplice ed è la risposta che anche alcuni autori come Italo Calvino hanno dato sull'importanza di leggere sempre i classici. La formazione liceale è una formazione che offre un sapere e una volontà conoscitiva della realtà trasversale e sempre critica, oltre a offrire numerose possibilità per il percorso formativo anche dopo il liceo, per poter quindi scegliere in assoluta serenità il campo con cui intraprendere la propria carriera lavorativa, insomma. Come ha detto un antico filosofo medievale, siamo sempre dei nani sulle spalle di giganti e di conseguenza questo peso dei classici in realtà e della cultura umanistica, dell'antica Grecia, del latino, della letteratura in buona sostanza, aiutano a comprendere questo mondo che adesso è liquido e mutevole. Il modo in cui fare letteratura tra i banchi è sempre un rebus. Qui noi cerchiamo di rendere la letteratura, i classici e lo studio del latino e del greco interessanti e vivi sempre. E quindi c'è bisogno di attualizzare, di mettere a confronto l'esperienza dei nostri ragazzi con quella che può essere l'esigenza degli scrittori antichi o anche quelli più moderni e contemporanei. Perché quello che cerchiamo di far capire ai nostri ragazzi è che questo sapere umanistico ha a che fare con la loro vita, la rappresenta e li riguarda da vicino. Allora, io da quest'anno sono stato eletto rappresentante d'istituto e mi sono assunto questa responsabilità per rendere più un attimo vivace e allegro questa esperienza all'interno del Dommazza anche per i ragazzi più piccoli. E niente, io ho scelto questa scuola, ero già stato qua alle medie, e mi è piaciuto molto il rapporto con i professori e questo senso di grande piccola famiglia, al vero perché non siamo in tantissimi in questa scuola, però penso che questo sia un punto a favore per l'Istituto Dommazza, perché tutti si riescono a conoscere e si riesce a creare la giusta chimica tra i vari ragazzi all'interno della scuola, anche con i professori che sono sempre stati molto d'aiuto e più prima che professori sono stati educatori sia di vita e non solamente scolastici. Al termine del mio percorso di studi, dopo la maturità, credo di andare a frequentare l'università e presumo facoltà di ingegneria, però non sono ancora molto deciso in che ambito. Allora, ho scelto questa scuola ovviamente dopo aver finito il percorso alle medie, perché ero più indirizzata sulle materie umanistiche e in questa scuola ho fatto anche le medie e mi hanno indirizzato anche i miei fratelli, vista la loro esperienza e visto ai punti a cui erano arrivati con i loro studi. Mi sono trovata molto bene e ho deciso di continuare probabilmente il percorso umanistico, infatti sto valutando la facoltà di giurisprudenza. Sono rappresentante istituto questo secondo anno, l'ho scelta perché mi piaceva davvero l'ambiente che stavo frequentando e volevo esserne partecipe in prima persona e aiutare nell'organizzare esperienze per i miei compagni di istituto e proposte convincenti. Facciamo assemblee circa 5 all'anno in cui siamo noi alunni in prima persona a decidere l'argomento, come svilupparlo e chi invitare di ospiti esterni e relatori. Facciamo tornei di sport per unire la scuola, l'ambiente è piccolo quindi cerchiamo di conoscerci tutti e queste attività ci aiutano. E sono stati organizzati corsi extrascolastici come teatro, cineforum e attività di questo genere, sempre per integrarci, per approfondire anche altri ambiti. Io sono Federico Savoia e ovviamente studio qua nell'Istituto Don Nicola Mazza e in particolare seguo il percorso del classico e quindi liceo più umanistico.
Le materie di indirizzo ovviamente sono latino e greco, che sembrano difficili a primo impatto, però in realtà dopo 5 anni diventano abitudine, diciamo, si imparano sempre cose nuove e ci aprono anche la mente, ed è una cosa molto importante e che personalmente a me piace molto di questo istituto. E anche inoltre il fatto che i professori siano sempre d'aiuto per quanto riguarda ovviamente queste due materie, che ovviamente sono comunque ostiche e difficili, però ci rendono il percorso sempre più facile, abbordabile, diciamo. Terminato il percorso di studi, vorrei intraprendere l'università e quindi l'indirizzo di scienze e tecnologie multimediali, spostarmi quindi dall'ambito più umanistico a un ambito più scientifico, ma che a me personalmente piace molto. Infatti sono molto appassionato di cinema e comunque scienze della comunicazione. Per avere tutte le informazioni necessarie visitate il sito internet donmazza.org, oppure potete venire qui in via San Carlo numero 5 a recuperare le vostre informazioni. Per sapere quali sono invece le date di Porta Aperta, beh, ascoltate qui.